Ancora polemiche sul piano sanitario regionale, i cui contorni sono piuttosto offuscati. Intervistato dal Ficcanaso, l'ex presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, anche commissario straordinario della sanità, ha tracciato le differenze tra il piano di riordino proposto dal suo governo e quello attuale. Non era necessario ridurre e eliminare dei punti nascita e questo perché c'era l'equilibrio economico, quindi noi avevamo creato un sistema che si reggeva con 16 ospedali pubblici, 9 privati, nel passato ne erano 21 gli ospedali pubblici, ed era in equilibrio e garantiva un miglioramento dei livelli senza assistenza. Ma una cosa è certa, gli investimenti stanno andando verso la sanità costiera, il territorio, diciamo così, pescaro-chietino, che si prevede, ormai è palese, prima era stato dissimulato, nascosto, che ci sarà l'unico ospedale di secondo livello e questo significherà i maggiori investimenti in quel territorio per quella offerta sanitaria e minori inevitabilmente per quanto riguarda il capoluogo, per quanto riguarda Teramo e gli altri centri ospedalieri, e questo perché le risorse sono sempre le stesse, non è che sono moltiplicabili, e quindi se si spende di più da una parte si deve spendere necessariamente di meno dall'altro. Questo però tra l'altro è inspiegabile perché alcune scelte non sono più così necessarie come erano nel passato, quando dovevamo raggiungere l'equilibrio dei conti, che tra l'altro è una riduzione che vedo solo nel pubblico, non vedo nel privato. Invece il privato va a gonfie vele. La sanità privata è stata una delle questioni che in Abruzzo ha determinato il dissesto non solo dei nostri conti ma anche dei nostri livelli essenziali di assistenza. E con la cura a cui noi la sottoponemmo si fecero i contratti per la prima volta, si misero i tetti di spesa e si ridusse nel tempo di 80 milioni di euro l'anno quello che era il budget destinato alle cliniche private. I primi atti di questo governo sono stati l'aumento del budget nei confronti delle cliniche private, l'applicazione di tariffe massime per la psicoriabilitazione che in Abruzzo è totalmente appaltata ai privati, e quindi con un aumento anch'esso di spesa e di remunerazione da parte dei privati, e il tentativo, peraltro maldestro e non riuscito, di eliminare una serie di sanzioni nei confronti di quelle cliniche che producessero di più di quanto è previsto del budget fissato e dei detti di spesa. Non è chiaro ancora come l'eventuale militarizzazione del corpo forestale dello Stato danneggerebbe la tutela dell'ambiente. Comunque un nutrito gruppo di rappresentanti sindacali del CFS ha protestato contro la militarizzazione ventilata dalla soppressione del corpo da parte del governo nel parcheggio di Fonte Cerreto, alla base della funivia del Gran Sasso. Di fatto con questo decreto sancisce il principio che il corpo forestale dello Stato e i forestali, uomini e donne, verranno militarizzati. Governo che ovviamente assolutamente in maniera inusuale e non consona, non ha mai accettato nessun tipo di confronto, non ha mai accettato nessun tipo di come dire, critica rispetto a quello che potrebbe essere un provvedimento che inciderà negativamente sul futuro degli italiani, dell'ambiente e soprattutto sul futuro dei nostri figli, perché sicuramente questo accorpamento porterà un peggioramento di quelle che sono gli standard ambientali che noi oggi difendiamo e conosciamo. È in qualche modo oggetto di ricorso da parte del personale che non vuole essere militarizzato, quindi non è detto che poi questo decreto in qualche modo possa trovare effettivamente una sua collocazione finale. La manifestazione ha incassato anche il sostegno del SIULP, il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia. In una nota il SIULP sostiene che il provvedimento di soppressione che il governo vorrebbe approvare, oltre che essere perfettamente inutile sul profilo economico, viola i principi fondamentali della Costituzione nella parte in cui vorrebbe la militarizzazione di uomini e donne della forestale, perfino in contrapposizione alle direttive della Corte Europea dei Diritti Umani, che vorrebbero invece riconosciuto anche alle forze armate il diritto di associarsi in sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori in uniforme. Con l'esibizione di Turi, uno dei più conosciuti rapper italiani, assieme ad altri giovanissimi artisti del comprensorio, si concluderà la 3 giorni molto fortunata di Confini. Torna l'arte a Sant'Osanio Forconese. Musica, teatro, laboratori, una 3 giorni nella splendida cornice del Castello del Borgo.
confini è una sfida degli organizzatori, la voglia di mantenere lo sguardo sullo stato dell'arte, sulla creatività pensata come luogo aperto in continua evoluzione, sul desiderio di fondere contemporaneità e tradizione, elementi e stimoli che producono vibrazioni vitali, che aiutano ad allargare la mente, ad aprirla, spostando così il confine della fantasia che fa sentire vive le persone. È un progetto che ha alcune particolarità, tra queste per esempio c'è il fatto che nasce grazie alle sponsorizzazioni delle ditte che lavorano sulla ricostruzione del territorio. Quindi si realizza quel connubio tra ricostruzione materiale e ricostruzione socioculturale. L'arte torna così a riaccendere le luci della valle del Medio Aterno aquilano, grazie all'organizzazione dell'associazione Anima Ammersa. Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Aaron e oggi siamo in macchina diretti all'Aquila Centro per andare ad una manifestazione sulle tracce del drago, una manifestazione fantasy medieval dove potremmo vedere cosplayer, dove ci saranno gare di cosplayer, dove potremmo giocare anche a Hearthstone, a League of Legends, a Starcraft 2, dove ci saranno anche tornei di Dota 2. Per il secondo anno nel calendario della perdonanza celestiniana è giunto alla sua settima edizione. Torna sulle tracce del drago. L'evento spettacolo dedicato all'universo fantastico, ai giochi di ruolo, al fumetto, nato negli anni 90 da un'idea di Salvatore Sant'Angelo. La manifestazione organizzata dall'Aquila che rinasce da Startup L'Aquila partirà il prossimo 19 agosto. Tante le iniziative ludiche e musicali in programma tra l'auditorium di Renzo Piano e il Parco del Castello. In particolare il 19 si esibiranno Serena Rampini e le Green Clouds, con le loro atmosfere celtiche. Il 20 sarà la volta di una jam session di band abruzzesi. Il 21, dopo il cosplay contest, per la prima volta all'Aquila ci sarà Giorgio Vanni, famoso interprete di tante colonne sonore dei cartoni animati degli anni 90. Il sentimento che sta dietro tutto questo evento è sicuramente la partecipazione. Ci sono a corollario una serie di associazioni, soprattutto composte da ragazzi. Il comitato organizzatore ha un'età media al di sotto dei 30 anni, che si è ha curato nel dettaglio proprio il programma e tutti gli eventi che ci saranno, sia di intrattenimento che proprio con tematiche specifiche a fantasy e games. La Tre Giorni sarà inoltre arricchita da mostre e seminari sull'affascinante mondo del fantasy e, novità assoluta dell'edizione 2016, sarà il villaggio dedicato allo street food.